E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. E allora oggi andremo a scoprire nella realtà quanto costa andare a ricaricare uno scooter elettrico commerciale. Allora io, per farvi l'esempio, utilizzerò i modelli della casa New, ma solo perché mi ritrovo ad avere i vari libriccini qua Deplian del, diciamo, concessionario. La tecnica vale anche per le auto. In poche parole, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto andare a scegliere un modello. In questo caso è il modello UQi Pro, perfetto, che è questo qui. Te lo faccio vedere, perfetto. E allora andiamo a vedere i dati importanti per andare a fare un calcolo approssimativo di quanto viene a costare la ricarica della batteria. E allora il datasheet ci dice che monta un pacco batterie da 48 volt, 21 ampere ora, perfetto. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Sapendo anche che l'energia elettrica, per esempio, ha un costo di 0,15 centesimi al kilowatt, allora avendo 48 volt la tensione, cioè la capacità, ecco, di questo pacco batterie, facendo 48 per 21 andiamo a calcolare 1008 wattora, portandoli in kilowattora. Sono un kilowattora vuol dire che, ragazzi, per ricaricare questo modello di scooterino, che diciamo è un cinquantino, necessitiamo, partendo da zero ad arrivare al 100% della ricarica, 0,15 centesimi, cioè una ricarica mi costa 15 centesimi. Con una ricarica io posso fare 37 chilometri, perciò facendo ancora 0,15 diviso 37, ho un costo per chilometro, cioè questo scooterino mi costa di energia elettrica per ogni chilometro percorso 0,00 centesimi. Invece andiamo a prendere questo, che è l'NGT. Questo, ragazzi, è molto ma molto più potente. E allora NQiGT, e abbiamo un pacco batterie da 60 volt, 35 ampere ora. Ok, facciamo la stessa cosa. E allora abbiamo 60 per 35, 2.100, perciò abbiamo 2.100 wattora. In kilowattora sono 2.1 kilowatt ora. E allora il così calcolato vale per una sola batteria, perché questo modello può anche montare due batterie. E allora sempre 0,15 centesimi al kilowattora, 0,15 per 2,1 sono 0,31,5 centesimi di euro. Perciò, ragazzi, con 0,31 centesimi io mi ricarico da 0 a 100% la batteria di questo scooter, che diciamo che è un 125. Perciò facciamo così, moltiplichiamolo per 2, e sono due batterie, hanno 70 ampere ora come capacità totale, e abbiamo 0,315 per 2, senza sbagliare, abbiamo 0,63 centesimi.
perciò io con 0,63 centesimi ricarico due batterie da 60 volt 35 ampere ora. Per ricaricarne una ci vuole 3 ore, per ricaricarne due ci vorrà circa 6 ore se utilizzi un solo caricabatterie. Se poi utilizzi due caricabatterie, in 3 ore li vai a ricaricare entrambe. Andiamo a vedere in questo quanto costa il chilometro. Ti posso dire che l'autonomia massima con due batterie è 134 km. Perciò andiamo a fare 0,63 diviso 134 km. Ragazzi, siamo sempre lì, 0,004 centesimi di euro. Perciò, in poche parole, ho questo modello che è il più spinto, il più potente, quello che ha più capacità, ecco, di accumulo e anche di autonomia di percorrenza, che è quello più piccolo che abbiamo visto lì. Hanno un consumo euro sul chilometro uguale. Un giorno percorri 40 km, moltiplica per metti 24 giorni, 960 km. Perciò 40 km al giorno moltiplicato per un mese, mettiamo 24 giorni, sono 960 km al mese, e tu avrai un costo al mese per percorrere 960 km, che ragazzi sono tantissimi per uno scooterino, attenzione, però se uno lo usa per lavorare, che gli serve, possiamo andare a fare questo calcolo: 0,004 per 960 e hai un costo di 3,84 euro. Cioè, ragazzi, niente, proprio niente, perché nell'effettivo, effettivamente, cos'è? 3 euro al mese e 84 di consumo elettrico, pagando però l'energia a 15 centesimi. Se il tuo canone mensile dell'ente fornitore energetico è più alto, ti costerà di più; se è più basso, ti costerà meno. Questo calcolo, ripeto, si può anche fare con le auto, anche se per le auto ci sono le colonnine, lì hanno costi differenti. Ricaricare a casa nell'appartamento 220 non è consigliabile andare a fare, diciamo, una ricarica completa, almeno che il tuo impianto elettrico non sia, diciamo, dimensionato in maniera opportuna con tutte le varie protezioni. Però, volendo fare un'esagerazione, 52 kilowatt ora, se io dovessi andare a ricaricare questi 52 kilowatt ora con la mia linea elettrica di casa, dovrei andare a calcolare 0,15 per 52, ragazzi, sono 7,80 euro da 0 a 100%. Se invece vogliamo andare a calcolare al chilometro, 7,80 euro, e questa ha una percorrenza di, allora, 395 massimali, comunque, vabbè, 395, e abbiamo 0,019 euro. Perciò, ragazzi, ovviamente non abbiamo più lo stesso risultato di uno scooter. Perché? Perché la vettura, ragazzi, è più grande, ha più massa, più peso da spingere, perciò non può essere paragonato al costo chilometro di uno scooter. Lo scooter era 0,004, l'auto è 0,01, perciò già questo entra in quasi 2 centesimi al chilometro. Ok, non sono nulla,
però ovviamente già vedi che il calcolo funziona, perché qui viene molto più di qua. Ragazzi, da dire un'altra cosa però, che io qui ho calcolato ricariche da 0 a 100%, però tu non sempre, non tutti i giorni, non ogni volta che andrai a fare la ricarica, ricaricherai da 0 a 100%, perché diciamo, uno, non è consigliato farlo scaricare proprio a 0%, perciò questi qui sono i costi proprio da 0 a 100, se invece tu lo hai al 50%, e lo lascia ricaricare fino all'80, fino al 90, in base poi alle necessità, i costi, ragazzi, saranno molto ma molto ma molto inferiori. Tieni anche presente anche questo, che non sarà mai una ricarica completa 0 100%, saranno sempre diciamo rabocchi o mezze cariche o un quarto di ricariche, eccetera eccetera eccetera, e di conseguenza costeranno comunque sempre meno di quanto abbiamo calcolato qui. È vero che il prezzo per chilometro percorso resterà invariato, perché se tu spendi sempre quel tot e ricarichi sempre in un posto dove ti costa sempre quella cifra, e allora è normale, il costo per chilometro percorso è sempre quello. E se poi utilizzi le fasce orarie per sfruttare appunto sconti del fornitore energetico, tanto di guadagnato, perché ricaricare per esempio di giorno costa di più se hai 2-3 fasce orarie in base al contratto, ricaricare di notte in determinate fasce costa molto meno. Perciò anche su questo dipende cosa diciamo usi come contratto. Questo video, ragazzi, è tutto. Se sei eventualmente interessato all'acquisto di uno scooter elettrico, che sia New Zero, anche come Ascol e anche come Super Soco. Perciò se sei interessato a qualsiasi mezzo elettrico, contattami in email, sotto in descrizione hai tutto. Ciao ragazzi, e al prossimo video. GoPro, resta video.